giro, non è, i dati non sono questi. Invece questo paese sta affondando alla velocità della luce, se non è già sott'acqua, ed è tenuto in piedi da balle, balle economiche, balle di ministri che vanno in televisione, balle di Letta che va a dire cose che non sono vere in televisione. È la televisione la responsabile, una delle responsabili, perché ci dovrebbe essere un servizio pubblico, pubblico, non un servizietto pubblico, un servizio pubblico che, che dica no, guarda, lei sta dicendo una cosa che non è vera. Dall'altra parte. Potete dire in trasmissione, la rendita privatizzata. Bisogna fare una legge sul conflitto di interesse, perché bisogna privatizzare, magari più eredi. Carla, io dopo vado sopra comunicazione, però mi lascio. La pubblicità devi fare il conflitto di interessi in questo paese, non c'è. Qui abbiamo una RAI dove gli ex dirigenti escono, si costituiscono una società, si vanno a dare gli appalti fuori. Non esiste al mondo una società con quasi 13.000 dipendenti, con 1.700 giornalisti, che il 60% dei ricavi li fa fare, li fa con la società esterna. Non esiste. E quando abbiamo chiesto i nomi, visto che c'è un presidente che è figlio, che ha chiesto gentilmente, non sono io che mi metto a gridare, ma lui è una persona corretta, ha chiesto i nomi delle società che gestiscono un miliardo di soldi per il pensionario a 135 euro. Non gliel'hanno dato. Asserendo leggi strane sulla privacy, tutto il consiglio all'unanimità non possiamo darvi i nomi, di Berlusconi, darvi i nomi del figlio di Mieli, darvi i nomi del figlio di quell'altro, darvi i nomi di quell'altro dirigente che era prima dentro, adesso è fuori. Sono queste le situazioni. Allora una informazione così, è chiaro che poi non ci dobbiamo stupire così. Al 70° posto per libertà di stampa. Quindi non l'instabilità di quella cosa letta. Ah, no, ragazzi, non devi fare larghi. Se parliamo lui, so come senso. Ma sono che penivendo. No, sì, ma io non sono di